mi hanno chiamato poco prima perché vi pare della Santa Crocecità. La Santa Crocecità è difficile, forse non si può definire, ma io provo lo stesso. Quando qualche anno fa abbiamo letto che il primo ministro cinese ha chiesto, venendo in Italia, di visitare una conceria di Santa Croce ed è stato ricevuto da uno dei nostri imprenditori che l'ha salutato a nome di tutta la cittadina, questa è Santa Croce. Quando andiamo in giro per il mondo, andiamo a Parigi o da altre parti, troviamo un portafoglio di Gucci o una borsa di Vuitton, noi sappiamo che è stata fatta con una pelle lavorata a Santa Croce. Questa è Santa Croce. Naturalmente c'è anche una Santa Croce del passato, fatta di fetore, di canci, di liquami, di fossati con materie maleodoranti, certamente. E non l'abbiamo dimenticata, è nostra anche quella. Santa Croce, se ha un carattere, è l'alterità, parola difficile, no, noi siamo alte. Fucecchio è una cosa, Saminiato è una cosa, Santa Croce è un'altra. Noi non siamo il potere, noi non siamo la storia, noi non siamo la cultura, noi non siamo le torri, noi non siamo il colle, noi non siamo il vescovo, noi non siamo il pretore, siamo Santa Croce. Santa Croce è l'alterità. Ha avuto il primo sindaco socialista della zona, immagino lo scandalo dei paesi vicini, quanto avranno arricciato il naso. Sindaco che preannunciava i sindaci di sinistra del secondo dopoguerra, ma perfino nel ventennio fascista una ragazza santa crocese si vestiva di rosso e andava in giro il primo maggio sfidando il potere. Il carnevale, che è una nostra creatura, è, come ha spiegato molto bene uno studioso russo, Mikhail Bakhtin, contro il potere. Noi abbiamo il carnevale perché siamo contro il potere, siamo l'alterità, siamo colui che sbeffeggia dal basso in alto. In questo senso non soltanto i sindaci, ma anche i podestà fascisti. C'è stato un podestà fascista famoso, di cui non fare il nome, ma solo il cognome, Vanni, il quale, quando era nei bar, faceva una discussione con un santacrocese, la perdeva e quando non aveva più argomenti tirava fuori il portafoglio carico di banconote, lo batteva sul tavolo e diceva: chi ha ragione? Può sembrare un pagliaccio, ma non aveva ragione lui. In un mondo anche oggi dominato dal denaro, mi piacerebbe sentire in confessione Padre Francesco, se mi racconta che non è il portafoglio pieno di banconote del sindaco, del podestà fascista, che vince ancora oggi nel mondo. Noi a Santa Croce abbiamo avuto imprenditori geniali, questa è la Santa Crocecità. Nel passato i Cerrini, mio nonno Vincenzo Grossi, socio della Grossi e Gabrielli, le cui pelli andavano in tutto il mondo, mio nonno non sapeva scrivere, non sapeva fare altro che la firma, ma andava in tutto il mondo. Lanfranco Catastini è un genio santacrocese che io ricordo maestrino elementare, tornato soldato dalla guerra, ha costruito il suo impero con una genialità, una sfrontatezza che sono il difetto e la ripresa dei santacrocesi. I Voluti, morto da poco, suo padre era un semplice capoconcia
della Grossa e Gabriele, ha costruito un impero. Ma tanti a Gino Capone sapeva il Santa Crocese e sapeva più le bestemmie che ci metteva che non il Santa Crocese. Andava in Africa non sapendo una parola d'inglese, saliva nera, andava, si faceva ricevere dagli sceicchi, dai re, e conquistava il Kenya, l'Uganda, un mercato intero. Questa è la genialità di Santa Crocese. Santa Croce è fatta anche di piccole persone sperdute, poeti, fantasmi, profeti, il nanino. Chi conosce Santa Croce sa bene di chi parlo, Virgilino. Coriolano è morto da poco, quando camminava Coriolano non toccava terra. Quando ci guardava, ci trapassava. Forse eravamo noi i fantasmi. Santa Croce è il carnevale. Santa Croce è l'Arno. Fucetti all'Arno, no, neanche nel nome. Santa Croce sull'Arno. Saminato all'Arno, ma nemmeno per idea. Sentite la polemica alte che faccio, continua, non razzistica. Per carità, l'Arno era la spiaggia, i canneti, l'acqua pulita, andavamo a fare i bagni, non c'è più nulla. Nella spiaggia, le sere d'estate, le famiglie santacrocesi cenavano stendendo un lenzuolo per terra. C'erano i balconi che portavano le merci, dunque una via importante dal punto di vista commerciale a Livorno. C'erano i canottieri. Ce l'aveva Fucecchio, ce l'aveva Saminato, Saminato c'è da piano. Noi abbiamo i canottieri, avevamo, e aveva limite sull'arco, come noi. Santa Croce è proprio alterità, diversità, perfino il supercinema, che un tempo era un salone immenso dall'acustica infetta a una facciata, ancora oggi che si è trasformata in una multisala qualsiasi, a una facciata unica al mondo. Andate a vederla, non c'è un cinema al mondo che vi accoglie con questa alterità. Ora termino diventando serio, cioè storico. Il cuore vero di Santa Croce è all'interno del paese, in pochi metri quadrati, non chilometri, un monastero che risale ai tempi di Dante e che era Papa Francescano. E proprio perché alter, costretto dalle autorità del tempo a diventare agostiniano, con tutto il rispetto per Sant'Agostino, mi piace molto di più la povertà di Francesco. E accanto c'è le scuole elementari, le vostre scuole, ragazzini, e il Teatro Verdi. Il Teatro Verdi, gli analfabeti, ingegnosi imprenditori santacrocesi, tiravano fuori il portafoglio non solo per far star zitti gli altri, ma si autotassavano e costruivano un teatro alla fine dell'Ottocento per ascoltare in santa pace nei loro palchi le melodie del Rigoletto, del Trovatore, della Traviata, della Bohème, che adoravano. Questo nostro teatro è ancora lì. Dunque noi sappiamo che quando vorremo una risposta vera per noi, per capire dove stiamo andando, andremo dai nostri maestri elementari, dagli ospiti che ospitiamo al Teatro Verdi, c'è stato anche Roberto Verini, sarebbe un perfetto logo della clownesca realtà santacrocese che ride, e andremo dalle nostre suorine del monastero di Santa Cristiana.